Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di dimagrimento localizzato. Direte, ma non esiste? Sì, è quello che vi hanno fatto sempre credere. Ma non esiste per chi? Per chi non riesce a far dimagrire in modo localizzato. Io invece vi dimostrerò che in 10 giorni potrete perdere 5 kg di grasso superfluo nella zona che volete. In questo caso parleremo del grasso addominale e del girovita, quello che un po' tutti siamo interessati a perdere. Ebbene, in questo programma di soli 10 giorni vi farò vedere come andare a scolpire il vostro addome e girovita seguendo dei piccoli accorgimenti, delle piccole regole. Comprende un programma alimentare che va a coprire l'80% del lavoro da fare e un programma di allenamento che non è nessun allenamento massacrante, ma bastano soltanto 10 minuti al giorno e vi garantisco che dopo 10 giorni avrete la vostra forma che avete sempre cercato. Vi hanno sempre detto che il dimagrimento localizzato non esiste perché non sono capaci, perché non hanno studiato. Bastano soltanto delle piccole regole da adottare ad ogni pasto per avere davvero dei risultati impressionanti. Come avete visto dalla foto di copertina di questo video, sono passato ad avere una percentuale di grasso che andava dal 20% e in 10 giorni sono passato a un 8-9% di massa grassa soltanto nella zona addominale. Quindi basta chiacchiere e andiamo a vedere questo programma di 10 giorni brevettato da me. Buona visione. Partiamo quindi dalla colazione. Cosa inseriamo per colazione? Cornetto integrale, però prima di servirlo, ecco qua che arriva il primo trucco da adottare. Il cornetto va fritto perché nessuno mai vi dirà che grasso più grasso si annulla. Quello che raccomando, l'olio della frittura non va buttato ma usato come guarnizione del cornetto, perché l'olio di frittura aiuta a lubrificare i condotti lipidici e quindi a favorire l'espulsione tramite la sudorazione dei grassi. Ma che mi stai, coglione? Lo zucchero, mi raccomando, aggiungere quel che basta. Direi soltanto altro mezzo cucchiaio perché deve essere leggermente amaro. Bene, iniziamo a servire quindi il nostro cornetto fritto con decorazione di olio, quello, la parte proprio preziosa che non bisogna buttare, questa. Dalla faccia non è tanto convinta. Pre-workout assumiamo 150 g di burro intero e passiamo all'allenamento con elastici. Impugniamo con la mano destra l'elastico, con la mano sinistra la maniglia della porta e andiamo verso l'uscita. E lanciamo gli elastici. Benissimo così. Avete in casa due divani? Benissimo. Dobbiamo effettuare delle ripetute di 3 secondi in super serie da divano a divano. Ma per gli atleti più avanzati passiamo a delle serie di sdraiata sul divano. Ma attenzione, l'atleta che vediamo nel video è un atleta professionista, quindi state attenti all'esecuzione. A me ma pare una struzza! E dopo l'allenamento potete permettervi uno sgarro con una succosa mela. Un altro piatto essenziale della giornata è della ottima fesa di tacchino, ma bisogna adottare un trucchetto, aggiungere un po' di sale quanto basta. Direi che dovrebbe bastare ancora un pizzichino. Ok, ci siamo. Buon appetito! Ebbene, siamo giunti alla fine di questo video. Ovviamente è un video ironico per fare un po' di satira per tutti questi video che girano con le formule magiche. Non esistono formule magiche per tornare in forma. Purtroppo no. No? Giusto? Sì. L'unica formula che non è magica ma è soltanto la regola è andare in deficit calorico, fare una buona attività fisica, curare l'alimentazione. Affidatevi ad un personal e ad un nutrizionista per avere tutto ciò. La foto che avete visto nella copertina è reale, perché sono realmente io nei risultati che ho avuto in circa 6-7 settimane, non in 10 giorni ovviamente, con una dieta molto rigida, iperproteica e allenamento massacrante. La vita sudà! Quindi, quando avete visto l'inizio del video,
Ci siete cascati! Ragazzi, ma può essere mai? Era soltanto un modo per divertirci e farvi un po' divertire in questo periodo di quarantena che magari lo stress aumenta, quindi era un'occasione per intrattenere voi e strapparvi un sorriso. Infatti. Quindi restiamo ancora a casa che tutto andrà bene. Sì. Al prossimo video. Ciao! Come ti sembra? Sembra buono! Te lo mangeresti, eh? Cosa non ti convince? Oh, Santa Alessandra da Palermo. Com'è? Com'è il burro?